Voteremo naturalmente la mozione di sfiducia di fronte a una ministra, la ministra Santanchè, che ieri ha mentito al Parlamento in più occasioni sulla sua condizione di indagata, sui suoi rapporti con i dipendenti di Group, che l'hanno prontamente smentita nella conferenza stampa successiva, ma che avevano già più volte denunciato le condizioni in cui si erano trovati. Ha omesso di citare i suoi ruoli e i compensi ricevuti da Bioera, ha ammesso molte delle questioni che erano già emerse nelle inchieste giornalistiche e, non contenta, ha attaccato in modo violentissimo, arrogante, minaccioso la stampa di questo paese. Io penso che di fronte a tutto questo, di fronte a questa scena francamente indegna delle istituzioni pubbliche, la ministra debba fare una cosa sola: dimettersi. E se non lo fa, dovrebbe pensarci la Presidente del Consiglio a chiedere le sue dimissioni. Potrebbe essere fatta una mozione condivisa dopo aver trovato l'unità sul lavoro? Sì, poteva essere fatta, sarebbe stato certamente più utile e saggio coordinare l'iniziativa parlamentare di cui stiamo parlando, ma la mozione di sfiducia in questo momento c'è, quando arriverà naturalmente la voteremo, perché è evidente che la ministra Santanchè non può continuare a rappresentare le istituzioni del paese. Un passo indietro rispetto a questo campo largo, abbiamo visto anche prove di adesso non è che ogni volta su qualsiasi cosa c'è il campo, non c'è, così diventa davvero una discussione un po' burla. Ho detto che sarebbe stato secondo me più saggio fare una mozione congiunta, ma non si è fatta, qualcuno l'ha presentata prima, siccome siamo d'accordo, per quel che ci riguarda la voteremo. È vero che lei fa parte delle opposizioni, ma se potrebbe essere questa la prima vera, diciamo, prova della maggioranza davanti anche a dell'imbarazzo? Ma non so se è una prova, non so neanche se sono imbarazzati. Io mi sento imbarazzato per le istituzioni di questo paese, che nonostante siano oggi rappresentate da una maggioranza politica che non è la mia, non è la nostra, diciamo, sono le istituzioni di tutti e di tutte lo stesso, e il fatto che siano oggi rappresentate da una ministra come Daniela Santanchè, che, ripeto, ieri ha offerto uno spettacolo indecoroso al Senato della Repubblica e al paese tutto, per me è un problema che, ripeto, produce imbarazzo. Se non sono imbarazzati loro, siamo imbarazzati noi per loro. Cercassero di togliere dall'imbarazzo il paese. Qual è il fatto più grave, secondo lei, diciamo, che è stato imputato a Santanchè? È l'insieme delle questioni che sono state segnalate ed è il modo con cui lei ha risposto, che aggrava, se possibile, molto di più la sua condizione, molto di più rispetto alle singole contestazioni, il modo con cui ha risposto. Ma trovo incredibile la violenza dell'attacco contro la stampa di questo paese, l'arroganza con cui si è presentata, che per la verità riflette bene che idea di paese abbiano queste signore e questi signori, e questo mi pare il punto. Come qualcuno nel dibattito di ieri ha ricordato, una ministra che sceglie di diventare ministra e di non separare in modo radicale la sua vicenda di imprenditrice dalla sua vicenda di esponente delle istituzioni, già in quella scelta segnala un'idea che, perlomeno per quel che mi riguarda, è un'idea non condivisibile. Grazie. Grazie.